noi avevamo il sogno di fare degli aeroplani, di fare più veloci aeroplani, più belli aeroplani. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché il sistema bancario non credeva troppo nei sogni, e soprattutto in quelli di magari ragazzi di 25 anni. È nata qui a Monopoli, nel cuore del distretto tecnologico aerospaziale, la Black Shape Aircraft, società leader nella costruzione di velivoli leggeri in fibra di carbonio, diventata il terzo costruttore italiano a capitale privato, grazie alla tenacia di due giovani imprenditori, Luciano Belviso e Angelo Petrosillo. E poi ci siamo imbattuti in quello che sarebbe diventato il nostro socio, Vito Pertosa, un industriale che ha avuto la capacità di ascoltare due ragazzini e guidarli su un'iniziativa imprenditoriale che poi abbiamo provato a mettere su. Oggi la Black Shape fa parte del gruppo Angel, specializzato nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia per la mobilità, il trasporto e l'aerospazio, come la Mermec, che produce treni di misura e sistemi di segnalamento, la Sitael, che sviluppa satelliti e strumenti scientifici per le missioni spaziali, e altre società attive nella cyber security e nell'intelligenza artificiale. Noi siamo stati i primi in Giappone a fornire tecnologia elettronica nel settore ferroviario, perché loro ovviamente pensano di essere in assoluto i primi nel mondo e sono stati costretti a venire da noi perché non riuscivano a fare le cose che noi facciamo. Se uno vuole emergere sui mercati internazionali deve essere capace di andare a convincere i clienti all'estero, anche nei posti più difficili come il Giappone, la Francia, gli Stati Uniti, che noi siamo i più bravi al mondo in questo settore. Quante persone lavorano con voi? In questo momento 1300 persone, di cui quasi 1000 ingegneri. Gli ingegneri italiani sono bravi, le menti italiane sono eccellenti e quindi poi ce la si fa.